Ok, arrivati qui. Se sentite un po' di casino, è Frixi che apre cose, non vi preoccupate, niente di serio. Scendiamo, ci apriamo questa cestolina qui, non devi saltare, devi aprire una cesta, ma anche voi avete problemi con questa cosa, sti tasti maledetti. Oh, ci piace, vai a metterci la salute. Ottimo. Dopodiché... Salve. Andiamo giù. Facciamo questo pezzetto, ci andiamo ad aprire un paio di casse. E Frixi, mi sa che ti sparano. Io non lo so, io dico che la stanno sparando. E lei che cosa mi risponde? Se Olive non so un granché. Ma dovevi lasciare ad Albion, Panella, no, in mezzo alla natura. Non mi spostare il green screen. Ma spostato come indelicata. Pare uno tsunami quando sei mo. Sei seduta. Nel caso l'avesse sentito. Ma hai registrato come la magno, Oliva. Non è che siamo lì. Ma posso mangiare Oliva mentre registro? E smettila di muoverti che fai casino. Gli devo comprare una sedia nuova. E ciccio. Mannaggia Frizzi, ma... Aia! Me l'ho scordata, me ne ricordavo solo uno. Che memoria terribile. La colpa di Frizzi. Mi distrae con le olive. Ok, forte. Qui ci prendiamo la volontà. Qui ci prendiamo la perluzza. E qui su c'è un'altra cassa. State calmi, eh. Ciao, come va? Arrivo. Ecco qui. La smetti di tirarmi cose? Non vi dico cosa sembra. Dovremmo utilizzare il viaggio veloce e tornare indietro. Ma voglio picchiare lui. In realtà facciamo prima, no? Tanto sempre lì torniamo, non è che cambia qualcosa. Non cadere di sotto! Vedete? Vi mostro così. Siamo di nuovo qua. Quindi voi utilizzate il viaggio veloce. Io picchio loro. È bellina quando schiva. Mi piacciono gli effetti sonori, mi piacciono tantissimo. Siamo qui. Oh, è vero che si artera questo, nammena pure quello. Così. Per divertirci. Dai, basta casseggiare, direi. Viaggio veloce e via, se rifamo il giro. Oh. Andiamo a fare altro. Via, torniamo all'altare e ci curiamo. Ora, giovani, arrivati qui, andiamo a fare un boss. Quindi andiamo da questa parte. Ed eccolo lì. È un po' tostarello. Un po' tostarello. Potremmo rimanerci secchi. Ma chi se ne frega. Se volete, vi potete craftare l'ultima armatura che abbiamo droppato. Per farlo più facilmente. Perché anche lui fa danno da fulmine. Però insomma, vedete un po' voi. Io proverò così. Ah, buonanotte. Eccolo qui. È bello cattivo, eh. Ma che carino. Ciao Ciccio. È molto bello. Mi piaci particolarmente. Sembri un po' intriso da funghi. Gli hanno attaccato il cordyceps, mi sa.
Ciao Longciano. E vediamo. Chi è che mi telefona? Nessuno. Un commento su YouTube. Che dopo rispondo. Allora, devi fare cose piano, con calma. Lui è veramente abbastanza cattivo. Ma noi riusciremo nell'impresa anche. Facendo qualche tra in più che ce ne frega. Trasformati nel topolone. Vieni qui. Soffia, soffia, soffia. E soffia. Yeah. Oh, piano però. Esplodiamo noi. Ma è ficata. Me l'ho dimenticato di usare questa. E ciccio. Piano. Seconda fase. Tacci sua. Tacci dei sua. Posso di... Beh, se fa male. Ho tolto i tre quarti. Ecco. Appunto, appunto. Vi farò vedere il try buono. Yeah.
Come avete potuto vedere, giovani, basta alla fine imparare il moveset, non ho particolari trick se non per aiutarci a prendere meno danni, ci siamo craftati l'ultima armatura. Abbiamo speso sì un po' di volontà, però siamo rimasti in piedi di più perché effettivamente al mio terzo try mi sono resa conto di prendere troppi troppi danni, per cui ho craftato l'armatura. Sono andata ad equipaggiare, ovviamente lo spirito che utilizzo io l'ho potenziato un po', questo qui, l'ho portato un pochino su di livello, gli avrò fatto un 3 livelli così da andare a fare più danno e appunto abbiamo utilizzato la trasformazione del topone e gli abbiamo inflitto danni da bruciatura un paio di volte. Bisogna imparare il moveset, state calmi. Schivate al momento giusto e cercherete insomma di capire bene come si muove il boss. Questo di base è quello che c'è da fare in questo gioco perché non è che sia difficile, cioè è impegnativo, ma non è bilanciato male, non è proibitivo. Le boss fight si fanno imparando il moveset e schivando al momento giusto. Per alcuni potrebbe risultare una cosa particolarmente difficile da fare, ma se vi allenate e quindi studiate bene il moveset del boss e non vi fate prendere dal panico, riuscirete a portarlo a casa. Io alla fine lui la prima volta l'ho fatto all'ottavo try, adesso l'ho fatto al quarto try. Quindi voglio dire, no, io non è che so pro, io sono una pippa a giocare, non so bravissima. Semplicemente dovete stare lì a imparare bene come si muove e dovete schivare di conseguenza. Ovviamente utilizzate anche la polvere antifulmini, quindi vi andate a prendere la fiaschetta così da insomma tenervi un pochino più riparati dai fulmini e questo è in questo modo riuscirete a farlo fuori fa più facilmente. Se volete potete anche andare a cambiare questi qui. Quindi gli oggetti unici potete mettere il vaso di Agata che vi aumenta magari la difesa e per quanto riguarda i fulmini in realtà non credo che abbiamo già trovato qualcosa, no, no. Però se volete aumentare la difesa in generale potete usare questo, magari potete anche andare ad aumentare, ecco qui le schivate perfette sono fondamentali anche. Il reliquiario di vetriato è molto molto utile, oppure aumentare la probabilità di colpo critico. Vedete un po' voi, io ho grattaschiena per il vigore massimo perché adoro avere tanto vigore e la tigre per aumentare un pochino l'attacco, non li ho mai cambiati. Poi ovviamente andiamo ad utilizzare il domatore del vento e come avete potuto vedere andate a bloccare comunque qualsiasi mossa lui sta facendo e lo stunnate un attimo, per cui approfittatene, utilizzatelo e questo è, non ci sono particolari trucchi. Andiamo ad aprire la cassa, o almeno io non li ho trovati, però come potete vedere anch'io sono arrivata a pelo pelo, pensavo di non farcela neanche a sto giro, invece alla fine li abbiamo fatta, quindi ora abbiamo trovato queste cosette qui e ci possiamo spostare. Ora siamo tornati qui. Aspetta che vi faccio vedere. Le armi. Ed eccola qui. Ci manca un po' di roba, ma ci arriviamo. Abbiamo usato anche un po' di volontà, però vabbè. Ci arriviamo. Spostiamo di qua e tiriamo dritto per dritto. Arriviamo sulla capoccia della tartaruga. E poi parliamo col tizio. Ci sarà una cutscene. Aspetta, ci prendiamo qui però. Volontà che mi stavo dimenticando. Ci serve. Siamo già poveri. E qui andiamo dritti. E arriviamo dal nostro. Cos'era un riccio, un topolino, che era? Fichissimo, fichissimo. Che c'è, Felix? Che succede? Quel boss è brutto da fare.
Non ho mai sbagliato pure il mouse. Quello è proprio un dito lì. E comunque Fregna può superare qualsiasi cosa, così per dire. The best personaggio. Faced idiot, why loiter there? Are we going or Ciao. not? Namo. Possiamo andare. Ora c'è la cutscene che ovviamente vi taglio e dopo facciamo un bel bossettino. Preparatevi. Ma quanto è figo sto personaggio! Mi piaci tantissimo, sei stupendo! Allora, prima sblocchiamo l'altare, dove sta qua. E poi se ne va a far boss. Vai. Infila il cerino. Prepara cosa abbiamo qua. Ah, giusto. Volendo, possiamo usare questo. Usare il fiasco aumenta considerevolmente l'attacco del colpo rivelatore in passo illusorio. Vedete voi se lo utilizzate, lo potete. Non è il nostro caso, quindi da qui andiamo da qua a far boss. Bossettino che non dovrebbe in teoria darci troppe preoccupazioni. In teoria, non si sa mai. Uilala. Mi fa morire il nano, io lo amo. Meno. Lo sai, oh. Ma te vai blocca in aria. Ma quanta cattiveria, mannaggia Caterina. E niente. Come sprecare cose. Vabbè. Mo. Oh, ya fai. Niente, non me lo fa fare. Perché è infame. Vai, vai. Vicino, più vicino. Aia, che male. Ci tua. Aspetta, va. Mi trasformo in dopolone. E quando tiro fuori i tentacoli da terra, eccolo. Fantastico. Dai, esploti. Perfetto. Mi piace. Cattivo, molto cattivo però. Capucciata. Niente. Niente. Aspetta, aspetta. Bastonato. Capocciatina. Perfetto. E mo se... Non è vero, non vuole stare fermo, ma l'abbiamo fatto. Questo non è niente di così difficile. E lui ha detto che può salvarlo, solo la pillola del cagnone. Infatti, se ci parliamo, sta soffrendo. Quindi noi dopo dovremo andare dal cane a prendere la pillola, riportargli la cosa che faremo tra un pochino. E sbloccheremo una cosa interessante che non vi dico niente. Vi dico niente, facciamo e poi. E poi vi dico. Oh. Mamma mia, guarda quanto è bello quel nano, mamma mia, ne voglio un pupazzetto. Frixi, mi fai fare un pupazzetto uguale, come lui. Guarda quanto è cattivo, guardalo lì. Guardalo lì. Bellissimo. È stupendo, mi piace tantissimo. Oh, regà, la paragonina fa miracoli, eh. Mazza. Che figata. Sento un po' di fastidio, eh. Più che altro perché sto blaterando veramente troppo. Sto approfittando. Però, è uguale, approfittiamone. Sto un pochino meglio, scusa, eh. Allora, adesso andiamo qua su. Chiamo il tizio lì e parliamo con l'altro tizio. Uè! Yeah. Devi venire qua. Dove sta l'altro? Mazza che male. Baby, va. Devo...
L'ho schivata, però preferivo non schivare attaccata al palo. E basta, sto piccione maledetto! Lo sai? Che? Stai ballando? Stai facendo? Ma sei serio? È stato un momento di... Sì, però non è che potete evitare tutti i colpi strafighi, eh. Ora, parliamo con lui. E lui ci sbloccherà una quest. No, non te volevo mangiare. I was on a treasure hunt. I owe you my life, sir. Va bene. Say, why is there nothing but Ovviamente andiamo ad continuity esaurire i in this dialoghi. room if they come back? Green without. Where can I find something like that in this frozen... Green Sapesse, without. verde fuori, forme bombate, rosso dentro, dolcezza d'estate. Va bene, a posto, li abbiamo esauriti. Ora, qui abbiamo un'altra cassa. E dai, eh. E poi possiamo andare qui, prendiamo un altro oggetto unico. Da qua. Mi pare sia un oggetto unico, se non ricordo male. Non è vero, non è un oggetto unico, è da mettere dentro la fiasca, mi sa. Io credo proprio di sì. E dovrebbe essere... Aspettate, levo tutti questi puntini che a me mi triggerano il cervello. I puntini mi danno fastidio. Eccolo qui, nella fiasca. È una bevanda. Ogni sorso ripristina il 36% della salute, aumenta discretamente la velocità di movimento. È una fiaschetta. Però ovviamente questa, vabbè, questa ha tre slot. Storia d'amore al ponte blu. Vedete un po' voi quale volete utilizzare. C'era un altro puntino da togliere, maledetto. Poi lo tolgo. E poi torniamo di qua. Secondo me possiamo già usare il viaggio veloce e tornare indietro. Do un'occhiata. Chiamo qualcuno, ma secondo me... Non mi ricordo... Ah, vedi, c'è questo da prendere, droppino. Importantissimo. Prendiamo anche un po' di volontà. Visto che sono una sprecona, quindi questi... Li facciamo... Quali tutti che ci danno, vedete, un pochino di volontà, poca, però voglio dire, siete meno. Che mi locchi l'altro. Aspetta, aspetta, aspetta. Boom. Perfetto. Bravo, bravo, lo vedi che ti rendi utile, mamma mia. Companion fantastico. Ok. E sì, di base qui si torna indietro. Quindi direi che possiamo anche utilizzare il viaggio veloce. Perché alla fine, vedete, siamo di nuovo qui, laggiù abbiamo l'altare, famo così, ti è. A posto. Ora, visto che siamo qui, viaggio veloce, ci spostiamo e andiamo a Crinale del Vento Giallo e andiamo nel sotterraneo. Andiamo appunto a parlare con il cane Xu e ci facciamo dare la pillola, perché dando la pillola al tizio di prima ci sbloccherà un luogo molto interessante dove troveremo il fabbro e tutti gli NPC che ci aiutano, compreso il cane Xiu. Quindi spostiamoci. Eccoci qui. Noi parliamo con lui. Mine eyes doth see the Dal from the confines of my abode. Greeting, brave one. Ci parliamo. Grim fate alone speaks for that old long's bullying. E ora, come potete vedere, lui ci darà un Easy oggetto. temper,
Che è la medicina di cui parlava il mezzo draghetto brutto e tutto arrappato? Medicamento fortificante. Pastiglia rafforza ossa speciale. Insomma, c'è da qualcosina. Ora, visto che ci siamo, vediamo se sì, possiamo creare delle medicine. Direi di andare a prendere un'altra pillola di HP. Così aumentiamo gli HP massimi, perché poi a breve ci sarà una boss fight interessante, interessante. Non l'aumentare di molto, che sennò poi ci emozioniamo e via. Torniamo indietro, quindi torniamo nello stesso punto di prima. Interagiamo con l'altare. Il nuovo occidente, Aspro Lago, sponda nord di Aspro Lago. Una volta arrivati qui, ritorniamo nello stesso punto, quindi andiamo da questa parte e andiamo in fondo. Vedete, lui si è spostato, già lo possiamo vedere da qui. Lo abbiamo incontrato che stava a mezzo al lago, gli abbiamo menato, Borello! E adesso si è spostato davanti alla casetta di legno. Noi arriviamo da lui, ci parliamo, gli consegniamo la pillola e lui ci darà una pergamena che ci sbloccherà appunto un luogo segreto. Fighissimo, devo dire, cioè veramente è troppo figo sto gioco. E lì appunto avremo tutti gli NPC raccolti in un unico luogo, per cui ora vi taglio la cutscene così ve la godete per i fatti vostri. Ed eccola qui la nostra pergamena, dentro, risucchiati, bellissimo. Ed eccoci qui, nel paradiso. Pergamena Rui. Luigi, lui, non so, sblocchiamo ovviamente l'altare, perché poi ovviamente ci servirà quando vorremmo tornare qui. Eccolo qui, e siamo all'ingresso del villaggio.